Una coincidenza singolare, probabilmente unica. Due assassini nella stessa famiglia, entrambi con identiche perversioni sessuali. I due sono cugini, ma non di quelli abituati a riempire le loro giornate di giochi innocenti da condividere con i coetanei, anche perché da bambini si erano visti poco. Il loro gioco perverso inizia da adulti, quando durante una frequentazione si accorgono di avere un desiderio in comune: l'insopprimibile voglia di uccidere le donne. Bollati come gli strangolatori di Hillside, i cugini saranno protagonisti di una impressionante mattanza consumata tra l'ottobre del 1977 e il febbraio del 1978. L'11 gennaio del 1979 vengono assassinate due studentesse della Western Washington University negli States, Karen Mendick, di 22 anni, e Diane Wilder, di 27. L'assassino, che ha agito in solitaria, non sa però che Diane aveva detto al fidanzato che avrebbe incontrato un certo Kenneth che faceva il custode nella villa di Ketlow. L'uomo le aveva attirate nell'abitazione con il pretesto di offrire loro un lavoro, ma quando non tornano a casa scattano le indagini e la polizia ci mette un attimo ad arrivare sulle tracce di Kenneth Bianchi. Dopo la cattura, Bianchi collabora con gli investigatori e fa arrestare il suo complice con cui ha commesso altri omicidi, suo cugino Angelo Buono. Angelo Buono non ha un'infanzia facile. Nato a Rochester il 5 ottobre del 1934, ha solo 6 anni quando i genitori si separano. Lui resta con la madre, Jenny Sciolino, che si trasferisce a Los Angeles. La donna non è esattamente una santa e ha l'abitudine di far sesso con chiunque le capiti a tiro. Non è una prostituta nel senso classico del termine, ma si concede in particolare a chi può facilitarle la vita. Non di rado, ai suoi incontri con altri uomini, assiste anche il piccolo Angelo, nella mente del quale si fa inevitabilmente strada che la madre sia una poco di buono. È molto probabile che quella esperienza incida in maniera decisiva nello sviluppo della sua personalità. Osservando la frequenza con la quale la donna si abbandona ad amplessi con degli sconosciuti, il piccolo si convince che anche tutte le altre donne siano lascive ed immorali. Buono vive un'adolescenza tormentata. Ruba un'auto e dopo l'arresto scopre le durezze del riformatorio. Più tardi sembra rimettersi in carreggiata e comincia a lavorare e a fare un po' di vita sociale. Conosce Geraldine, che sposa quando la donna è in dolce attesa, ma a soli 21 anni è ancora troppo acerbo per poter reggere un impegno del genere. Così si separa una settimana dopo il matrimonio, proprio alla nascita del primo erede, Michael Lee. Il fallimento non lo scoraggia, tant'è che si sposa altre 2 volte. La seconda moglie è Mary Catherine Castillo, dalla quale avrà 4 figli nel giro di 3 anni. La donna, però, oltre a quella della maternità, non assapora altre gioie. Angelo la picchia selvaggiamente e la obbliga ad avere rapporti sessuali. Una vita coniugale triste e disordinata che porta all'unica soluzione praticabile, il divorzio. La terza moglie risponde al nome di Nanette Campina, che lo renderà padre per 2 volte. Il legame dura 6 anni. Un periodo scandito da angherie e soprusi di vario genere.
ma Nanette scappa via soltanto quando scopre che Angelo ha rapporti sessuali con sua figlia Annette, nata dal precedente matrimonio. I vizi e le poche virtù di Angelo Buono vanno incontro ad un'inattesa esplosione quando a Los Angeles arriva suo cugino Kenneth Bianchi, un altro soggetto dalla vita disastrata. Anche lui è di Rochester, dove è nato il 22 maggio del 1951. E anche lui ha un'infanzia infelice resa ancora più complicata da problemi di salute. Soffre di epilessia, ha un'incontrollata necessità di raccontare bugie. Spesso si tratta di veri e propri deliri ed è spesso inutilmente aggressivo. Come suo cugino Angelo, è deluso dalle donne. Ha sposato una diciottenne credendola vergine, ma poi ha scoperto che la ragazza non era affatto illibata. Per superare questa ed altre amarezze successive, si trasferisce a Glendale, dove almeno c'è Angelo che può dargli una mano a rimettersi in piedi, soprattutto sul piano emotivo e sentimentale. Cosa che, seppur a fasi alterne, accade davvero, perché grazie all'intraprendente cugino conosce diverse ragazze con le quali instaura dei rapporti che, tuttavia, in virtù di una personalità poco rassicurante, durano lo spazio di pochi mesi. La loro ossessione sono le donne e i due escogitano ogni modo per acchiappare. Il loro obiettivo non è trovare l'anima gemella, Angelo Buono ha già dato con i suoi 3 matrimoni, ma fare del sesso sfrenato. Si inventano così un sistema per essere più affascinanti agli occhi delle fanciulle. Si fingono poliziotti. L'idea non è proprio originale, ma i due sanno bene che una cosa del genere può sempre funzionare. Per giustificare il fatto di non indossare mai una divisa, diranno che non sono poliziotti qualsiasi, ma agenti sotto copertura impegnati in indagini top secret. Per quanto banale, il trucco purtroppo funziona. I due viaggiano a bordo di un'auto con la stessa supponenza degli sbirri dei telefilm. Avvicinano le ragazze dicendo loro che stanno conducendo un'indagine, le fanno salire in macchina, ne abusano sessualmente e poi le uccidono. Almeno all'inizio si concentrano sull'affollato mondo della prostituzione, popolato da prede facili da accalappiare e più vulnerabili di fronte ad una coppia di 007 che potrebbe procurare loro dei guai. Il primo omicidio avviene il 16 ottobre del 1977. La vittima si chiama Yolanda Washington, è una prostituta di colore ed è stata strangolata con un pezzo di stoffa. Il corpo viene ritrovato all'interno del Forest Lawn Cemetery. 2 settimane più tardi tocca a Judith Miller, una ragazzina scappata di casa. Sui polsi, sulle caviglie e sulla bocca ci sono segni visibili di nastro adesivo. L'hanno strangolata dopo averla violentata. Non viveva facendo la squillo, ma è probabile che talvolta si concedesse a pagamento per necessità. Totalmente diverso è il profilo della terza vittima, Elissa Kestin, di 21 anni, aspirante ballerina e cameriera in un ristorante. Il 6 novembre viene ritrovata completamente nuda nei pressi del Chevy Chase Country Club di Glendale, in California. Anche lei, al pari della Miller, prima di essere ammazzata, ha subito sevizie e abusi sessuali. Purtroppo la caccia a cui si danno Buono e Bianchi è rivolta anche alle minorenni. Il 13 novembre è l'ultimo giorno in cui qualcuno vede la 12enne Dolly Cepeda e la 14enne Sonia Johnson. Alcuni testimoni sostengono di averle notate mentre parlottavano con 2 uomini a bordo di un'auto. Entrambe vengono violentate e strangolate. I loro corpi, in avanzato stato di decomposizione, saranno scoperti casualmente in cima a una collina una settimana dopo il loro assassinio. Il 20 novembre, mentre ci si accorge della presenza dei cadaveri martoriati di Dolly e Sonia, muore Christina Wickler. Ha 20 anni ed è una studentessa all'Art Center College of Design. Viene ritrovata in una zona di collina tra Glendale ed Eagle Rock.
È stata sottoposta ad indicibili violenze sessuali, alle quali si è aggiunta un'altra dose di inutile brutalità. Nelle vene le hanno iniettato del Windex, un sapone liquido. 3 giorni più tardi, un'altra macabra scoperta. Sempre in una zona collinare, gli inquirenti trovano il corpo di una ragazza scomparsa il 9 novembre. Si tratta dell'attrice 28enne Evelyn Jane King. Il cadavere è in uno stato di decomposizione talmente avanzato che non è possibile stabilire se sia stata violentata oppure no. L'unica certezza è la causa della morte: strangolamento. A incrociare la strada dei due finti poliziotti è anche Lauren Wagner, 18enne di buona famiglia. La ritrovano sulle colline di Los Angeles, ha le mani e i piedi legati e una corda attorno al collo. Sulla pelle ci sono evidenti segni di bruciature di sigarette. Sulle mani, invece, ci sono delle ferite che, si scoprirà poi, siano state provocate da scariche elettriche. Una vicina di casa riferirà di aver visto Lauren parlare con due uomini, uno piuttosto maturo con una capigliatura folta, l'altro più giovane e slanciato. La presenza a Los Angeles di uno strangolatore seriale spaventa Kimberly Martin, una prostituta che pur di non lavorare per strada ed essere quindi esposta al pericolo di incontrare l'assassino, si arruola in un'agenzia di escort. Una precauzione inutile. Il suo cadavere, completamente nudo, viene ritrovato il 14 dicembre nei pressi del municipio di Los Angeles. Una morte orribile è anche quella di Cindy Hatfield, l'ultima vittima del duo Buono Bianchi. È il 17 febbraio del 1978 quando in un dirupo della Los Angeles National Forest viene segnalata la presenza di un'auto, una Datsun di colore arancione. Nel bagagliaio c'è proprio il corpo di Cindy, di 20 anni. Studentessa e cameriera part-time. È stata stuprata e strangolata. I due l'hanno poi chiusa nel bagagliaio della Datsun e infine hanno spinto l'auto nel burrone. Ed eccoci ora al punto da cui siamo partiti, quando Kenneth Bianchi uccide da solo le due studentesse della Western Washington University e, una volta catturato, trascina con sé suo cugino Angelo. Durante il processo, Kenneth prova a spacciarsi come un malato di mente, ma non ci riesce. La sua testimonianza è fatta di ammissioni, versioni contrastanti e bugie. Intanto, mentre è in corso il dibattito in aula, si scopre che c'è una sopravvissuta. Catherine Lore Becker, di 24 anni. Catherine avrebbe potuto fare la stessa fine delle altre. Ma fu lasciata andare proprio quando i suoi rapitori si accorsero che era la figlia del famoso attore Peter Lorre. Scampata alla morte per mano dei due stupratori, la ragazza muore per complicazioni dovute al diabete il 7 maggio del 1985 all'età di 32 anni. Le prove raccolte dagli investigatori sono tante e per Angelo Buono e Kenneth Bianchi non ci sarà via di scampo. Saranno entrambi condannati all'ergastolo. Angelo Buono, dopo aver sposato nel 1986 in carcere una funzionaria del Dipartimento per l'Occupazione di Los Angeles, muore di infarto nel settembre del 2002. Kenneth Bianchi sta scontando la sua pena al Washington State Penitentiary. E per oggi è tutto. Vi ringrazio per aver ascoltato la mia storia. Ci si ritrova qui per il prossimo caso True Crime. Ciao, a presto.